dietro! No, vai! 20 mesi sono molto lunghi, quindi sono successe tante cose. Dall'infortunio subito marzo 2019 con la Francia, l'ultima partita delle Sei Nazioni. Il giorno stesso dell'infortunio pensavo che insomma sarebbe stato veramente difficile poter tornare in campo. Poi dal giorno dopo mi ero messo in testa l'idea di fare tutto per recuperare per il mondiale, quindi avevo lasciato ogni altro pensiero per recuperare per il mondiale. Poi dopo quello che è successo in Giappone con col tifone che ci ha bloccato l'ultima partita, anche lì ovviamente sul momento ho pensato tutti i mesi passati, i sacrifici comunque fatti da me, dalla mia famiglia per poter essere lì, poter rientrare in campo, e quello è stato uno stop, un altro stop importante, e quindi per un attimo di nuovo ho pensato probabilmente doveva finire così. Poi sono ritornato ad allenarmi, a pensare di riprendere l'attività nel miglior modo possibile, e poi di nuovo c'è stato uno stop, il Covid aveva bloccato tutto prima che rientrassi in campo con la mia nuova squadra. Lì di nuovo è stato un momento insomma di nuovo difficile. Io nella mia carriera ho sempre cercato di trovare un equilibrio che non mi esaltasse nei momenti particolarmente positivi e non mi buttasse troppo giù nei momenti più difficili. Ovviamente non sono solo, la mia famiglia che mi sostiene, mi aiuta, mi ha sempre accompagnato in questa carriera. Ho sempre pensato che quello che posso controllare è nelle mie mani e quindi lo devo controllare nel migliore dei modi e facendo il massimo possibile. Quello invece che non puoi controllare è difficile da accettare, però ci devi insomma convivere, se non è nelle tue mani da un lato non ci puoi far niente, e quindi ho sempre cercato di concentrarmi soprattutto su quello che era nelle mie mani, che potevo controllare. In questo caso era farmi trovare pronto fisicamente, al massimo se non fossi rientrato in campo comunque avevo dato tutto, e quello per me è sempre stato un punto importante anche per affrontare questi momenti più di difficoltà. Ovviamente non è stato semplice, in tanti momenti ho avuto grandi difficoltà proprio di trovare anche la motivazione di dire mi sveglio alle 6 di mattina per andare ad allenarmi, mi sveglio per andare in palestra e poi vado in campo da solo e mi mettevo da solo i conetti per fare l'allenamento magari specifico, però era quello che comunque mi spingeva dentro. Avevo ancora questo, chiamiamolo fuoco, questa voglia di poter dimostrare, di poter tornare a giocare all'alto livello. La mia preoccupazione più grande era proprio non voglio tornare a giocare solo per tornare a giocare. Non avrei accettato un ritorno al rugby giocato in condizioni non ottimali. Io sarei stato veramente il primo, sono tuttora il primo a dire che se oggi non ce la faccio alzo la mano, perché dopo tutto quello che ho vissuto non mi sembra giusto andare avanti per andare avanti. Sono ovviamente decisamente felice di essere tornato a giocare, di rivivere quelle sensazioni, nonostante ovviamente sia un periodo molto particolare, ma allo stesso tempo ancora di più credo che siamo fortunati a poter scendere in campo in questo particolare momento storico molto difficile per tutti.